grandissimo saggio disse: gli dèi, parlò al plurale, gli dèi dell'intero universo vorrebbero avere un corpo umano e essere qui sulla terra a sperimentare il gioco della lotta tra il bene e il male che avviene dentro ogni singolo essere umano. C'è uno stronzo dentro di me che mi picchia sulle spalle, che mi sussurra, che parla sempre, che non sta mai zitto, che ha come scopo, ed è stato messo lì dal creatore, di rompermi i coglioni. Ed è imbattibile. Nella storia dell'umanità non gli è scappato un singolo essere umano. Se li è violentati tutti. Tutti, anche quelli che noi, a parte i maestri, quelli che noi diciamo, ah, questo grande persona di cultura, se li ha inculati tutti, 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 nessuno scappa a quella puttana che abbiamo dentro, nessuno scappa a quella puttana che abbiamo dentro, ma nello stesso tempo il creatore ha messo la soluzione a quella cosa lì che è di una facilità enorme, enorme, enorme. E se tu hai quella sete, tu sei a posto, sei in una botte di ferro. Per cui finisco qui, vi ringrazio di cuore per avermi osservato, perché il vostro osservarmi a me mi costringe a me a crescere, andare avanti, a continuare a scoprire nel realizzare il progetto del Movimento La Pace pezzi importanti della mia vita. Pezzi importanti della mia vita che mi servono per godermi veramente a pieno, come Dio comanda, questa benedetta esistenza, che nonostante le assurdità che io vedo intorno a me ogni giorno, quotidianamente, e crescere anno dopo anno, queste assurdità non riescono a impedire la mia gioia, che non vuole dire come sei contento, la gioia, la felicità, no! Essere contento, io sono contento di esistere, anche avere dei problemi. E sono sicuro che c'è della gente che se fra un secondo gli dico guarda, fra un secondo muori, avrai un incidente, morirai, direbbero ah, quei problemi che ho tanto maledetto, quanti ne vorrei avere ancora, in modo che io potessi poi occuparmi, e questo significa poter essere ancora in vita. Per cui anche i problemi che mi capitano mi vanno benissimo. Mi vanno benissimo, non li cerco, no, però quelli che vengono, vedo che come vengono, se ne vanno. Nella porta girevole che io sono, che ogni essere umano è, i problemi vengono e come vengono se ne vanno, poi ne arrivano degli altri, ma io ci sono sempre. Io a guardare lo spettacolo che sono, ci sono sempre. E imparare a guardare e a godere di questa cosa qui prende completamente la mia vita e non ci rimane spazio per nient'altro. Per cui vi ringrazio per l'attenzione che mi state dando, che mi avete dato, poi se non me la date più, va bene, io continuerò comunque a testimoniare, a cantare la mia vita senza volere compiacere assolutamente nessuno, ma compiacere il mio cuore. Cioè, lo so io quando faccio le cose bene o quando faccio le cose male, quando sono in mala fede o quando sono in buona fede, io lo so, nessun altro lo sa, posso mentire, posso apparire la persona più buona del mondo, più innamorata del mondo e in realtà odiare quella persona e dire cazzate peggiori, ma dentro di me io lo so quando sono vero e quando sono falso. Magari parlo che non mi si capisce razionalmente, no? E chi se ne frega? Non parlo dalla mia psiche alla tua psiche. Cerco di parlare, anzi parlo dal mio cuore al tuo cuore. Se ce l'hai, ben per te e ben per me. Se non ce l'hai, ti auguro di trovarlo, perché comunque è l'unica cosa che tu sei. Tu sei eternamente solo il tuo cuore. È buffo. È una commedia incredibile vedere come siamo confusi in tutta questa guerra che avviene quotidianamente,
che ci distrae, che ci chiama fuori, questi miraggi, no? Che ci chiamano fuori, e là, le sirene di Ulisse, no? Ehi, ah, e cioè, ah, ti ci butti, no? E alla fine ti sfracelli sugli scogli e dici, mannaggia, quella volta che pensavo di avercela fatta, di aver trovato l'amore, di aver trovato la ricchezza, di aver sistemato il culo, no? Di aver svoltato, dicono in tanti, no? Ho svoltato. Una volta per tutte, non svolti una volta per tutti, è una balla, è un trucco, è una trappola. Tu svolti respiro dopo respiro. Io adesso sto bene, in questo momento io sto bene, lo sento, è qualcosa che mi fa compagnia dentro di me, bella, delicata, perfetta, prende lo spazio giusto, languida, è il mio amore che per la prima volta. Non perderò più, non perderò più, non perderò. Avevo fame di un amore che non mi lasciasse mai, ma che fosse un amore speciale, speciale, che mi potesse affascinare ogni giorno della mia vita. E in essere umano è difficile, io non sono in grado di affascinare tutta la vita una persona, dopo un po' arriva la scadenza. Ma la mia sete, anche se la scadenza continuo ad averla io, come dicevo prima, è